Qui nel Parco d'Abruzzo, come in tutti quanti gli altre quattro aree protette che fanno parte del progetto Life Cornata, all'inizio dei sentieri più importanti e anche più battuti dai turisti, dai visitatori, fanno la loro comparsa le tabelle realizzate nell'ambito del progetto Life Cornata, tabelle come queste che da un lato, in questo caso la parte retrostante, parlano del progetto in generale e della specie, nello specifico quindi il camoscio appenninico, e dall'altra parte, in questo caso la parte che stiamo vedendo, invece un focus specifico sull'area protetta di riferimento, in questo caso quindi il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. E quindi si fa riferimento non solo a dati numerici sulla popolazione di camoscio appenninico, di cui vedete alcune foto. Qui nel parco si fanno riferimento anche alle operazioni che tramite il progetto Life si compiono sulla specie. Nello specifico, nel caso del Parco d'Abruzzo, l'indagine che viene effettuata sullo stato di salute della popolazione di camoscio appenninico qui in tutta quanta l'area. Area di distribuzione che vedete nella cartina è tutta quella rappresentata dal colore giallo. Quindi un'area molto vasta in realtà rispetto al passato, dove il camoscio appenninico era soltanto ristretto, diciamo così, all'area della Val di Rose, e che invece poi si è espanso praticamente come areale, arrivando dal versante molisano, quindi col Monte Mare, Monte Castelnuovo, eccetera, e arrivando dalla parte opposta, quindi molto più a nord, con il Monte Marsicano. Quindi siamo dalle parti, praticamente, per chi conosce un pochino la geografia del parco, del comune di Opi, che si trova quindi nella parte sottostante. Quindi un areale che si è comunque espanso. L'animale ha avuto qui delle problematiche relative alla sopravvivenza, soprattutto dei piccoli, durante il primo anno d'età, e si sta indagando attraverso il Life sui motivi di queste criticità, che sembra adesso con il tempo si stiano risolvendo grazie anche agli ultimi censimenti, che sembrano dare dei risultati molto positivi in termini di sopravvivenza della popolazione anche dopo il primo anno d'età dei piccoli, quindi nati nell'anno precedente. Ovviamente si fa riferimento anche alle varie tecniche di cattura, per esempio l'utilizzo delle box trap piuttosto che altre notizie su come bisogna comportarsi quando ci si avvicina alle aree di presenza del camoscio. Quindi tutti quanti una serie di raccomandazioni che vanno dal fatto di non correre, di non spaventare ovviamente gli animali, di non dare da mangiare agli animali, di rimanere sempre sulla sentieristica consigliata e mai uscire da questa, e ovviamente evitare qualsiasi tipo di rumore molesto che possa disturbare gli animali, soprattutto dalla loro zona di pascolo, perché un problema è proprio dovuto al fatto che una volta che l'animale faticosamente trova la sua area di pascolo prediletta, una volta allontanato ha difficoltà a ritornare sulla stessa area, quindi è sempre importante non arrecare mai disturbo a questi animali.